come differenza, perché in questo momento parlare di sanità e soprattutto gestire la sanità è sicuramente più una grana che non un pennacchio. Faccio e rivolgo quindi anche un grande ringraziamento a quelli che sono i consiglieri comunali, maggioranza e di minoranza, che hanno voluto questo consiglio comunale per parlare in modo costruttivo di sanità, quindi per capire qual è lo stato dell'arte a oggi sulla programmazione sanitaria, sulla pianificazione sanitaria in materia anche di rete ospedaliera, ma ancora prima, e qui forse si gioca tutta la partita, su quello che è il criterio delle linee guida. Questo perché lo dico? Perché noi dobbiamo essere chiari nei confronti dei nostri cittadini a livello provinciale e anche e soprattutto a livello comunale, distinguendo quelle che sono le responsabilità, ma soprattutto le competenze. Le responsabilità non sono un'accezione negativa, al massimo della responsabilità corrisponde il massimo della competenza, ma dobbiamo andare a distinguere quelle che sono le competenze strettamente locali, e mi permetto di inserire tra le competenze locali anche la direzione, quindi il management della ASL, rispetto a competenze che sono di natura regionale. Questo che cosa significa? Che ci sono dei margini di discrezionalità, spesso è più una discrezionalità tecnica che non amministrativa, noi ci auguriamo che sia più amministrativa magari che non tecnica, senso stretto, di cui può godere il direttore generale di una ASL nell'organizzare la rete ospedaliera e quindi l'assistenza sanitaria in materia di pianificazione come esecuzione. Ma c'è una competenza ancora più a monte, una competenza di carattere generale, che è quella relativa alle linee guida. Cioè, in altri termini, se ci sono linee guida che vanno in una determinata direzione, che vengono adottate a livello regionale, quelle linee guida non possono assolutamente essere derogate dalla organizzazione sanitaria, quindi dal management a livello locale. Io devo dire che nell'incontro che c'è stato lunedì alla presidenza della Regione Lazio, quindi alla presenza anche del Presidente Zingaretti, il Presidente si è mostrato sensibile a questa tematica, soprattutto su quella che è una nota dolens che noi abbiamo voluto esprimere. Qui non c'è un problema di profilo politico, quindi non stiamo parlando di contrapposizioni politiche sinistra, destra e centro, però abbiamo detto al Presidente, abbiamo registrato nel corso perlomeno degli ultimi 10 anni, per non andare ancora più indietro, un contrasto a livello di conflitto forte territoriale tra quelle che sono le linee guida applicabili a livello regionale su Roma e quelle che dovrebbero essere delle linee guida diverse applicabili sulle 4 province. A che cosa ci riferiamo? Quando si prende come bacino di riferimento il 500.000 di abitanti o il 1.600.000 a seconda delle singole specialità, passare da un quartiere all'altro di Roma, magari anche in situazioni di emergenza con il fazzoletto bianco fuori dall'autovettura, significa spostarsi da un bacino di 500.000 a un bacino di 1.000.000 in 10 minuti o un quarto d'ora. Passare invece da Viticuso a Paliano per cercare lo stesso universo di riferimento come popolazione, quindi per cercare almeno di avere un riferimento di 500.000 di persone, significa, se tutto va bene, 2 ore e 2 ore e 30. Quindi questo che cosa significa? Che si può attivare una riflessione, perlomeno una riflessione forte, il Presidente Zingaretti ha detto che è opportuno attivarla, sulla possibilità, che non è un mero teorema astratto, ma deve essere qualcosa di più concreto, di dare un'autosufficienza piena a determinate aree. Quindi adesso, facendo venir meno anche il concetto delle macro aree, facendo venir meno quelli che erano degli universi di riferimento troppo dilatati, troppo larghi, partendo però dal presupposto necessario, perché altrimenti andiamo a dire delle stupidaggini ai cittadini, che tutti non possono fare tutto, perché io mi spavento della tuttologia e dell'onniscienza, che non è di questo pianeta, è del Padre Eterno, almeno naturalmente per chi ci crede, ma ipotizzare che tutti gli ospedali e tutti i dispensatori di servizi possano fare esattamente tutto quello che è possibile fare a livello anche di alta specialità significa prendere in giro prima noi e poi magari i cittadini. Quindi partiamo sì dal presupposto che tutti non possano fare tutto, ma ci deve essere un centro dispensatore di servizi a vari livelli
che naturalmente abbia la possibilità di essere facilmente raggiungibile e che sia accessibile con quelli che sono ormai i livelli di qualità della vita. E grazie per avermi invitata, è un'occasione per parlare con voi, con voi della sanità, ma non solo della sanità, anche del sociale, perché quello che sta avvenendo sempre di più è purtroppo un aumento di quelli che sono i bisogni sociali. E quando i bisogni di tipo sociale aumentano, la sanità rischia di essere il settore nel quale si scaricano. Vi faccio degli esempi molto pratici e pragmatici. Il numero degli anziani è alto, voi sapete che rappresenta circa il 20% della popolazione, è vero in Italia, è vero anche nella ASL di Frosinone. È un bellissimo risultato se lo vogliamo vedere sotto certi aspetti, ma è anche vero che questo 20% della popolazione di fatto consuma più dell'80% di tutte le risorse in sanità. Perché? Perché sono soggetti che hanno una serie di patologie prevalentemente di natura cronica e quindi sono questa componente della popolazione che non ha soltanto problemi di tipo sanitario, ha anche problemi spesso e volentieri di tipo sociale. E non sono rari i casi nei quali negli ospedali si continuano a mantenere ricoverati pazienti anziani perché la famiglia non riesce a gestirli a casa, perché è difficile avere un'assistenza domiciliare e per tutta una o perché sono semplicemente persone sole. E questo ci fa capire perché negli ospedali le medicine hanno delle età medie di ricoverati altissime, che superano in alcuni casi i 70, i 75 anni. Basta vedere qual è l'età media dei ricoverati in medicina dell'ospedale di Cassino per fare degli esempi. Allora, per dire dove potrebbe andare la sanità del Frosinate, intendo dire di Frosinone, staccarla dal contesto della ASL è difficile, anche se l'ospedale chiaramente di Frosinone, e quindi mi riferisco all'ospedale più grande, e il distretto, che è il distretto B, che è il distretto territoriale, sono sicuramente più complessi che non nelle altre parti dell'azienda, ma bisogna sempre avere una visione d'insieme. E per capire dove potrebbe andare la ASL e dove io penso che sia utile che la sanità, martoriata in un certo senso, lo dobbiamo dire, negli anni di questa area della regione vada, bisogna partire da due punti. Primo, come è questa sanità oggi? Quali sono le principali criticità? E poi, sulla base di quali indicazioni si dovrà muovere? Le indicazioni sono rappresentate dal programma operativo 2013-2015, che potete anche trovare su internet, ovunque nel sito della regione, che ancora non è stato approvato in maniera definitiva dai tavoli tecnici. La regione Lazio non è autonoma nell'espressione dei suoi documenti, devono passare tutte dai tavoli tecnici ministeriali, Ministero dell'Economia e Ministero della Sanità. Sono stata subcommissario per più di 2 anni della regione Molise e vi posso assicurare che è una battaglia ai tavoli tecnici durissima, durissima, perché soprattutto l'economia ragiona in termini di costi, a poca, diciamo così, dimestichezza con la componente sanitaria o clinica vera e propria. Questo è un aspetto importante, quindi questi programmi operativi devono ancora essere adottati in maniera definitiva, però sono per un triennio, 2013-2015. Sulla base di questo programma operativo saranno emanate le linee guida per l'atto aziendale, che è l'atto di organizzazione dell'azienda. Anche queste linee guida non sono ancora state emanate e non lo possono essere fino a quando i tavoli tecnici ministeriali non hanno dato il loro assenso al programma operativo. Una volta che l'atto aziendale viene predisposto, contiene tutta una serie di indicazioni. Queste indicazioni delle linee guida non nascono da indipendenti decisioni della regione, ma rispondono a dei criteri precisi dettati sempre dai tavoli tecnici.
Vi faccio un esempio. A livello nazionale si è deciso che il numero delle unità operative complesse, ovvero sia dei primari, lo metto con i termini più semplici in modo tale che sia comprensibile a tutti, anche se questo termine non si usa più, vuoi sul territorio, vuoi all'interno degli ospedali, deve rispondere a un requisito. Nel caso dei primari, delle unità operative complesse ospedaliere, queste devono rispondere al requisito dei 17,5 posti letto per unità operativa complessa. Nel caso di quelle invece territoriali, una ogni 13.000 eccetera, abitanti. Quindi quel numero di unità operative non si potrà modificare perché risponde a dei criteri che non ha fissato la Regione, perché la Regione Lazio li ha fissati. Ma ripeto, molto di ciò che è scritto nei programmi operativi e che quindi di conseguenza è nelle linee guida aziendali nasce da decisioni che sono ancora più alte dei tavoli tecnici e di livello nazionale. L'introduzione fra poco anche del patto per la salute che sta per arrivare avrà anch'esso sicuramente delle ripercussioni in tutto questo. Tutta questa parte ancora io non ce l'ho, non mi è stata ancora data definitivamente, però leggo i precedenti atti, i precedenti programmi operativi, l'indirizzo che comunque la Regione ha avviato e naturalmente ho ben presente quello che il Presidente ha già comunicato, ma personalmente mi ha detto, nel caso specifico della ASL di Frosinone, dinanzi a un periodo in cui obiettivamente sono avvenute delle decisioni, sono verificati degli atti che hanno probabilmente anche sicuramente fatto soffrire la popolazione, atti molto forti, chiusure di ospedali abbastanza immediate, forse anche un po' troppo violente, senza che poi nel frattempo sia avvenuta mai una reale trasformazione di quelle strutture. Si sono soltanto chiusi, ma non si sono trasformati, non hanno fatto qualcosa di più. La trasformazione di fatto non è mai avvenuta e quindi le sue parole sono state nei miei confronti nel momento in cui mi è stato dato l'incarico, quello sostanzialmente di elevare, sostanzialmente di migliorare, sostanzialmente di sostenere il più possibile la sanità di questa di quest'area della Regione Lazio. Allora, da una parte quindi le linee guida, dall'altra questo principio, dall'altra le criticità.